Castagne, castagne già cotte, castagne buonissime tranne magari qualcuna che è carbonizzata o è marcia o il verme dentro. Buongiorno, buon uomo. E lei che cosa vuole? Se ne vada via subito o chiama i carabinieri? Sono qui perché vorrei delle castagne. Ah, mi scusi, non me l'aspettavo, non capita spesso. Sì, immagino, è che ho sentito che la BCE ha abbassato i tassi sui mutui, allora mi son detto, perché no? Ha sentito bene, lei nel posto giusto al momento giusto. Ebbene, prima di firmare le carte vorrei sapere a che quotazione stanno. Certo, al momento sono a 3 euro a castagna. Mi faccia un attimo bere del caffè. Si accomodi. 3 a castagna? È il prezzo di mercato. Mi scusi se mi permetto, senza offesa, non voglio assolutamente mancarle di rispetto, è solo una mia opinione, ma secondo me lei è un lurido figlio di ladro schifoso. Lurido mi sembra un po' eccessivo. Perché diavolo costano come 30 gole ad oro? Beh, consideri che siamo fuori stagione. Ma è ottobre. Sì, ma queste sono importate dall'India. La solita scusa. E poi c'è la crisi. Sì, la crisi. A me sembra invece, signora mia, che ci sia un bel po' di speculazione sopra. Nessuna speculazione, è un buon prezzo, 3,50 euro. Come 3,50 euro? Erano 3 euro. Guardi che sono sempre state a 4 euro. Va bene, me ne dia una immantinente. La metto nel cono di carta? Sì, anzi aspetti, il cono è gratis. No, è fatto di carta. E quindi? Sa quanto ci vuole a fare la carta? Sì, ma... Peraltro usano tronchi di castagno per farla, per questo le castagne costano di più. Me la dia in mano e basta. Ecco, una castagna, allora mi faccia fare due conti. Radice di chilo fratto 2 postulato di Fourier sono 5 euro. Come 5 euro? Con 10 euro una in regalo. Ne prendo solo una, spero che sia la castagna più buona dell'universo, ma aspetti. Cosa c'è? Odio ripetermi, ma siamo su scherzi a parte? Perché? No, dai, qua siamo ma davvero su scherzi a parte. Cosa c'è? Questa castagna è totalmente carbonizzata. Come carbonizzata? Guardi il nero. Ma è solo un puntino, è normale. Totalmente mangiabile. E appena superficiale. Sento già il cancro diffondersi nella mano. Se vuole gliene do un'altra. No, no, se la riprenda, ora esigo il rimborso. Gliene do una non bruciata. Se la riprendi ed esigo il rimborso. Senza neanche una macchia. Se la riprendi. Gliela faccio a metà prezzo, solo 7 euro. Lancio spaziale. Beh, io ho esercitato il mio diritto di consumatore secondo la direttiva europea. Possibile che nessuno venga a spegnere questo povero Cristo, ma mi chiedo io in che razza di umanità viviamo? Devo prendere i miei 5 euro.